Siamo qui con il consigliere comunale di SEL, Enzo La Corte. La privatizzazione del cimitero è oggetto di discussione. Tra l'altro, questa opposizione grottagliese che è scesa in piazza per dire no a questa privatizzazione è stata definita dalla segreteria del PD grottagliese una opposizione fatta di 10 piccoli indiani. Come si sente da indiano? Beh, mi sento bene, tanto mi sento bene assieme ai cittadini di Grottaglie, perché se il sindaco, dopo mesi e mesi di silenzio, ha detto che il progetto è irricevibile, è un fatto importante. Presumo che nel Consiglio Comunale il sindaco e la sua maggioranza sarà d'accordo con l'opposizione nel respingere il progetto e quindi la città di Grottaglie ha vinto una bella battaglia. Ovviamente bisognerà vigilare, per questo ho espresso il mio consenso alla proposta del consigliere Gianfreda di chiedere un consiglio comunale ad hoc dove il consiglio comunale scrive il suo no. Così come ho già detto telefonicamente, SEL continuerà ad appoggiare la battaglia per il no alla privatizzazione dei servizi cimiteriali. Così come ho immediatamente detto all'indomani della commissione quando ci è stato presentato il progetto. Ricordo che subito c'è stato l'intervento della consigliere Taragusa che appunto denunciato allarmata per la creazione del forno crematorio. Ci fu immediatamente l'intervento del consigliere Donatelli che ricordò che la zona in cui volevano realizzare il tempio crematorio è una zona con problemi idrogeologici. Ci fu il mio intervento che sollevai il problema della privatizzazione di tutti i servizi cimiteriali con la conseguente creazione di un monopolio a favore di questa impresa napoletana cinese. Da subito quindi abbiamo espresso il nostro no. Su questa battaglia c'è stata tutta l'opposizione, sia quella politica di sinistra, sia quella di centrodestra, sia quella ambientalista, che si è espresso contro. Non abbiamo fatto comizi, ma abbiamo raccolto le firme assieme agli altri o in forma separata, andando casa a casa per le nostre famiglie. Quindi io, da piccolo indiano, non so se devo essere l'ultimo moicano, mi sta bene, figurati, non mi offendo per questa definizione. La storia sta rivalutando le pelle rosse negli Stati Uniti d'America, quindi chi pensava di fare un insulto o di sbeffeggiarci con questo termine ha fatto un errore, insomma. Non è questo il punto, semmai è importante il fatto politico che quando la città si mobilita le cose possono cambiare e cambiano. Quindi ha vinto la città, se vogliamo dirlo. Hanno vinto i cittadini grottagliesi che hanno capito la posta in palio e naturalmente adesso si chiede un cambio nella politica amministrativa, che significa che l'amministrazione comunale deve realizzare le autonomie comunali, così come più volte è stato messo nel piano triennale, ma mai realizzato, sempre spostato in avanti. Quindi sarete vigili affinché questo si avveri? Certo. Adesso si tratta di realizzare la volontà dei cittadini grottagliesi, quella espressa con le firme che ha costretto, oppure che ha trovato anche la condivisione del nostro sindaco, insomma, perché se ci ha messo un po' di tempo, forse voleva aspettare qual era il messaggio dei cittadini. Bene, il messaggio è arrivato forte e chiaro, e dopodiché adesso gli tocca eseguire.